Venerdì pomeriggio presso il Teatro degli Atti si è svolto un incontro sul tema della detenzione carceraria. Sulla scia del libro Storie da dentro, scritto da Claudia Fabrici e Franca Berti, si è parlato del trattamento del condannato in ambiente libero, se costituisce un efficace strumento per liberare le carceri e se esprime soprattutto la presa d'atto della necessità di specifici interventi di aiuto e sostegno dentro e fuori l'istituto penitenziario attraverso personale con competenze rieducative finalizzate a ridurre il rischio di ricadute. Un'iniziativa che ha messo al centro della città riminese il tema del carcere, una realtà difficile caratterizzata dalla presenza di tanti stranieri e detenuti tossicodipendenti, su cui anche l'amministrazione comunale cerca di essere presente con diversi progetti per favorire, oltre che a quello punitivo, l'aspetto educativo e di recupero della persona. Tra gli altri sono intervenuti il vice sindaco di Rimini Gloria Lisi, Rossella Talia, presidente del Tribunale di Rimini, e Lucia Mantuano, responsabile ufficio minori della Questura di Rimini.